con il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, che è stato presente pochi minuti fa per la consegna dei sigilli alle eccellenze dell'Università del Salento, questi ragazzi che si fanno apprezzare, che oggi raccontano le loro storie in concreto perché sono qui in mostra con i loro brevetti, con le loro idee. Ragazzi, sono professionisti che hanno completato un ciclo di studi nelle migliori condizioni possibili e oggi cercano di trasfondere queste loro conoscenze attraverso, appunto, che scaturiscono la ricerca, attraverso l'innovazione, quindi fare mercato, fare impresa. È un risultato straordinario se pensiamo che in una competizione attivata dalla Regione Puglia, nelle quattro sezioni, le quattro imprese, i quattro start-up sono tutti salentini, quindi un risultato importante per l'università certamente, per il territorio allo stesso modo. Importante perché come provincia noi in questo periodo raccogliamo i risultati anche di una programmazione che è consistita appunto nel mettere insieme le migliori esperienze imprenditoriali, nel fare rete. Noi siamo riusciti con Camera di Commercio a concretizzare due contratti di rete che sono una forma associativa tra imprese che non perde evidentemente la propria identità ma sta insieme per fare promozione e innovazione. Se sul territorio esistono sono presenti imprese che derivano appunto, che applicano i risultati della ricerca, è evidente che noi raggiungiamo posizioni importanti nell'ambito del mondo delle imprese e quindi siamo in grado di trascinare un territorio e di poter consentire allo stesso di raggiungere importanti mete nell'ambito del sistema imprenditoriale nazionale e internazionale. Chiudo dicendo che è un fattore determinante questo, se pensiamo che dal lavoro delle imprese ne deriva poi occupazione, lavoro, sviluppo per un territorio e rispetto a uno scenario complessivo che è in difficoltà, è l'unico modo, ricerca, innovazione e il mondo delle imprese per uscire dalla crisi. Per uscirne bisogna farli anche restare in quello che ormai sta per diventare un territorio provincia del Salento. Sì, provincia Salento è un risultato che abbiamo conseguito puntando molto sul rispetto della dignità di altri territori che da un processo di riordino condiviso dall'UPI, dall'Unione Province Italiane, è necessario per asciuttare un po' le spese della pubblica amministrazione, hanno deciso di puntare, di scommettere sul Salento, sulla provincia di Lecce, di divenire parte integrante di questo territorio e oggi, se il decreto dovesse essere convertito entro il 31-12, noi avremo una nuova configurazione che non è una configurazione strettamente geografica, ma racchiude in sé trasporti, porto, aeroporto, nodo ferroviario, territori come quello del Negro Amaro che a questo punto si completano non solo ma con due presidi ospedalieri, il Perrino e il Fazzi. Io credo che per esempio potremmo puntare ad avere scienze infermieristiche, quindi si aprono delle prospettive nei settori più diversi che sono proprie di una provincia attrezzata, ampia, in cui i processi si condividono e perché no anche il nome della provincia per dare corpo ad un marchio, ad un processo di promozione del territorio che ha raggiunto risultati importanti potrebbe divenire Provincia Salento.